ci servono due cose. Da una parte avremmo l'aspirazione di avere anche qualche volontario in più, ne abbiamo già tanti, e qualche volontario giovane. Dall'altra parte chiediamo ai comuni dove noi operiamo di fare con noi le convenzioni. Sono le due richieste dell'Auser Lariana a fronte di un'attività in costante crescita. 18.211 servizi erogati nel 2013, più che raddoppiati in 4 anni, erano poco più di 9.000 nel 2010. Nel campo delle attività di volontariato d'aiuto alla persona, Auser svolge la sua mission attraverso lo strumento Filo d'Argento, il numero verde che raccoglie i bisogni degli anziani. Una rete di 14 sedi dislocate sul territorio provinciale che accoglie le domande e si impegna a soddisfare i bisogni degli utenti. Dalla compagnia al domicilio, all'aiuto per il disbrigo pratiche, alla consegna di pasti, spesa o medicine, ma soprattutto accompagnamento ai servizi socioassistenziali e sanitari. E proprio le visite specialistiche e i lunghi tempi d'attesa delle strutture ospedaliere incidono parecchio sul lavoro dei 199 volontari, su un totale di 368, che fanno trasporto. Macinati in totale nel 2013 oltre 260.000 chilometri per accompagnare pazienti con patologie importanti a Milano o nei luoghi di cura più idonei nei tempi più ragionevoli possibile. Incide nel senso che si allungano le ore del volontario per fare il servizio. Cioè, un servizio breve dura 2 ore, un servizio su Milano o su Menaggio o Gravedona dura 4, 5, 6, alle volte addirittura 7 ore se bisogna aspettare l'utente che finisca la visita. E quindi incide su di noi la distanza, incide anche in costi. Costi sostenuti in gran parte dall'Auser. Di qui l'appello ai comuni, Palazzo Cernezzi in primis, a sottoscrivere convenzioni per poter ottenere almeno un parziale rimborso spese. L'associazione infatti ha poche fonti d'entrata, tra le quali il tesseramento da parte degli utenti, la raccolta fondi annuale e il 5 per 1000. L'anno scorso la maggior parte dei servizi richiesti, quasi 14.000, era costituita proprio dall'accompagnamento sociale con trasporto, segue poi la compagnia telefonica e al domicilio. La solitudine e la mancanza di relazione è una cosa immateriale, ma è un bisogno fortemente sentito da tutte le persone a partire dagli anziani. E quindi la pressione su di noi per la compagnia al domicilio e la compagnia telefonica in questi anni è aumentata. L'obiettivo è rafforzare l'integrazione in comunità solidali per aiutare chi ha bisogno, ma anche per realizzare sempre più attività di contrasto alla solitudine. 800 995 988, il numero verde gratuito, attivo 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Per chi volesse invece diventare volontario, può recarsi alla nuova sede dell'Auser a Como, in via Castellini 19.